Bandiere blu, tra conferme, novità, esclusioni, 5 vessilli nel Levante, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiaveri, Lavagna e Moneglia, ancora esclusa Sesti Levante, il porto di Rapallo paga la mareggiata, ha confermato quello di Chiaveri. Spaccio di droga, arrestati due giovani, a Rapallo sono stati trovati in possesso di eroina e altro materiale usato per il confezionamento dello stupefacente. Schianto a Mocconesi, 6 feriti, 3 sono bambini, incidenti intorno alle 7 a Ferrada di Mocconesi. Un altro maxi intervento del 118. Sera dal TG Tigullio, bandiere blu, diverse conferme, qualche novità e ovviamente qualche esclusione. La Liguria guida la classifica nazionale tra i comuni rivieraschi che hanno ottenuto nel 2019 la bandiera blu. In totale i comuni italiani che hanno ricevuto il riconoscimento sono 183, 30 sono liguri, mentre sono stati insigniti della bandiera blu anche 72 approdi turistici nazionali. Lo ha reso noto a Roma la Foundation for Environmental Education, l'organizzazione internazionale no profit con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l'educazione ambientale. Conferme per Lavagna, Chiaveri, Moneglia e Santa Margherita Ligure, nonostante la mareggiata lo scorso 29 ottobre, ed entra pure Camogli, assente Sesti Levante. Sono 5 nel Levante Ligure le bandiere blu assegnate per il 2019, dunque. Per quanto riguarda i porti, invece è confermata la bandiera blu a Marina Chiaveri, mentre con i danni della mareggiata quest'anno esce dall'elenco dei premiati il Carlo Riva di Rapallo. Restiamo a Rapallo perché la notte scorsa, a conclusione di un mirato servizio di contrasto ai reati di droga, i carabinieri della locale stazione hanno proceduto all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso due giovani residenti del Levante. I due, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 12 grammi di eroina, due bilancini elettronici di precisione, due coltelli nonché materiale vario atto al taglio e confezionamento della droga. E ora parliamo di viabilità perché a Chiaveri Corso Lavagna chiude di nuovo al traffico per lavori. A Chiaveri tornerà ad essere chiuso al transito Corso Lavagna, interessato dalla fase attuale dei lavori di messa in sicurezza dei canali di deflusso delle acque bianche. Da lunedì 6 maggio dunque sarà chiuso il tratto di Corso Lavagna compreso tra via Intella e via Cesare Battisti per consentire le operazioni di pulizia dei condotti delle acque piovane. In accordo con i tecnici di Iren Acqua Tigullio si procederà con la pulizia del canale detto dei Frati che attraversa Corso Lavagna e via Cesare Battisti fino ad immettersi nel fiume Intella. A seguito delle prime ispezioni effettuate sono stati trovati depositi di materiale compresi tra i 60 e gli 80 cm che devono essere necessariamente rimossi per facilitare lo scorrimento delle acque nelle tubature. Questa mattina, poco dopo le 6.30, si è verificato un tamponamento sulla 12 tra Lavagna e Chiaveri in direzione Genova. Sull'automobile tamponata viaggiava il solo conducente, due su quella che seguiva. Sul posto il 118 di Lavagna con la Croce Rossa di Lavagna, Cogono e la Croce Verde di Lavagna. Tutte e tre le persone sono state trasferite in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Sul posto la polstrada per gli accertamenti del caso e il personale di Autostrade per la bonifica della carreggiata. E adesso andiamo a Lavagna perché il comune programma lavori e sono diversi interventi che riguarderanno luci, scale e marciapiedi. Il comune di Lavagna ha ricevuto un contributo di 140.567 euro dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei fondi destinati ai comuni con amministrazione sciolta per infiltrazione mafiosa.
La somma sarà utilizzata per tre interventi di lavori pubblici. 70.000 euro andranno per la sostituzione di 230 punti luce con LED per ridurre i costi dei consumi di circa 30.000 euro nell'arco di un anno. Cinque scale in ferro nuove sostituiranno quelle danneggiate dalla mareggiata dello scorso 29 ottobre per consentire l'accesso alle spiagge nel tratto di passeggiata tra la stazione ferroviaria e il pennello 2, con investimento di 24.000 euro. I restanti 46.000 euro invece andranno al rifacimento della pavimentazione dei percorsi pedonali sul lato a monte dell'Aurelia, tra la stazione ferroviaria di Lavagna e il quartiere di Arenelle. E torniamo a parlare di incidenti, perché questa mattina, poco prima delle 7, si è verificato un incidente stradale a Ferrada di Moconisi. Due le automobili rimaste coinvolte, in una viaggiava una famiglia di 5 persone di origine straniera, mentre nell'altra si trovava a bordo solo il conducente. Tre i feriti, soccorsi dall'automedica 118 di Lavagna, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. E ora andiamo nel Golfo Paradiso, perché dal 10 al 12 maggio torna la 68esima edizione della Sagra del Pesce, per la prima volta interamente in versione ecosostenibile. Mancano sempre meno giorni per la 68esima edizione della Sagra del Pesce, in programma a Camogli tra venerdì 10 e domenica 12 maggio. Per la prima volta l'evento sarà interamente ecosostenibile, con l'utilizzo di piatti e stoviglie tutte compostabili. Si inizia il venerdì sera con la Sagra in tavola, poi gli eventi principali si avranno come al solito i 2 giorni successivi. Sabato sera incendio dei falò e spettacolo pirotecnico. Domenica la maxi frittura di almeno 30 quintali di pesce azzurro. Nelle scorse settimane, intanto, è stato decretato il vincitore del concorso per il manifesto promozionale della Sagra del Pesce. La vincitrice è Alice Banfi, 40 anni, milanese, ma residente a Camogli da circa 15 anni. Ieri vi abbiamo parlato della bicicletta, diciamo così, di Vivi in Bici, che si doveva svolgere per la giornata di domani a Chiavari, ma a causa delle condizioni meteo non buone, Vivi in Bici di domani, domenica 5 maggio, bicicletta organizzata dalla FIAB Tiguglio, Vivi in Bici a Chiavari e Lavagna, è stata rinviata a domenica 19 maggio. E ora parliamo di due iniziative dell'ASL 4 per l'arte di essere mamma. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna, istituita nel 2016, una settimana di eventi di prevenzione e promozione del benessere dei futuri genitori, organizzata dall'Ordine degli Psicologi della Liguria. L'ASL 4 dunque partecipa all'arte di essere mamma in 2 date, lunedì 6 maggio dalle ore 15 alle ore 17 attraverso un incontro al consultorio dell'ospedale di Sestilevante e mercoledì 8 maggio, stessa ora ma al consultorio familiare di Rapallo in via La Marmora. Sempre l'8 maggio dalle 14 alle 17 nell'asilo nido di Chiavari è previsto uno spazio incontro Diventare Mamma. In entrambe le occasioni saranno presenti psicologhe e ostetriche del percorso nascita del progetto interdipartimentale per l'identificazione precoce della depressione postpartum.
Finalmente Lavagna è chiamata ad esprimere il proprio voto amministrativo dopo anni di gestione commissariale. I cittadini hanno il faticoso impegno di dover esprimere le loro preferenze a favore di coloro che dovranno tirare fuori il comune dalla situazione in cui si è creato. La situazione del dissesto attuale comporta che ci possa essere un tecnico alla guida del comune di Lavagna, un programma semplice, facilmente realizzabile e non fondato su chimere assolutamente non percorribili, e un gruppo di persone assolutamente affidabile e in grado di portare avanti questo programma. Ed è per questo che chiediamo la fiducia ai cittadini lavagnesi ad esprimere il vostro voto, a sostenerci e insieme a voi porteremo fuori il comune dalla situazione di disagio in cui si è venuta a creare. Con poco si può fare veramente tanto. Le cose che sono immediatamente realizzabili, perché questo è l'obiettivo. Non abbiamo voluto illudervi, non vi abbiamo detto che abbasseremo le imposte, in realtà fermandoci un po', rallentando un po' la nostra corsa, è facile vedere, è facile potersi usare. E partire da queste di questa città, problematiche. Enrico Barbieri dell'associazione Framura Turismo, il terzo anno qui a Sesto Levante al Discovery Italy. Framura anche quest'anno è presente e anche come comune fondatore della manifestazione. Assolutamente sì, siamo alla terza edizione di Discover Italy, workshop B2B di Incoming Italy che organizziamo come comune di Framura insieme a Sesto Levante e a Chiavari già nelle scorse due edizioni, ma quest'anno si sono aggiunte anche Deiva Marina e Moneglia, con nostro piacere, quindi il comprensorio che collabora per la promozione del territorio e delle eccellenze che lo rendono fruibile, che lo rendono lo spettacolo che è.
Domani avremo modo di mostrare ai tour operator che incontreremo oggi in fiera, di mostrargli il nostro territorio direttamente. Infatti li condurremo in un post tour a visitare Framura, Deiva Marina e Moneglia, ad assaggiare i nostri prodotti tipici e insomma a mostrargli dal vivo il prodotto del nostro territorio. Dario Del Corso, proloco di Deiva Marina. Quest'anno appunto il comune di Deiva Marina è tra i fondatori della manifestazione. Quali sono le tue prime impressioni e insomma com'è questa manifestazione a diretto contatto con i tour operator? Ma è giusto collaborare con gli altri comuni, creare sinergia tra i paesi e siamo contenti di farne parte quest'anno e... Domani porteremo i buyer sul nostro territorio, farli apprezzare le nostre bellezze insieme a Framura e a Moneglia. Siamo con Valeria Trinca del Consorzio Operatori Turistici di Moneglia. Quali sono le tue prime impressioni? Beh, sicuramente portare direttamente tour operator sul territorio in giornate poi come queste è il miglior biglietto da visita. L'interesse mi sembra per i primi appuntamenti di questa mattina molto, è interessante come stiamo muovendo un mercato per Moneglia perlomeno nuovo, che è tutto il mercato dell'est, ma sul piccoli gruppi, sull'individuale e non su grandi altri insomma numeri, che è poi quello che interessa direttamente a noi. Mi sembra comunque interessante poi quello anche che si crea in questi appuntamenti, che sono le connessioni fra di noi, cioè il creare progetti di territorio e non ragionare finalmente più come singole località, e questo sicuramente poi è diciamo una cosa da portare avanti dopo, ma quello che è interessante che nasce qua è proprio questo, l'idea di fare territorio. Previsioni per domani, domenica 5 maggio. Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni anche intense. Esaurimento dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Vento moderato o forte da nord-est. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature previste: sulla costa tra 6 e 13 gradi, nell'entroterra tra 3 e 11 gradi. Previsioni per lunedì 6 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Vento moderato da nord-est al mattino, debole e variabile dal pomeriggio. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Le temperature previste: sulla costa tra 4 e 16 gradi, nell'entroterra tra -1 e 15 gradi.